Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Subito dopo questa puntata con il professor Trofimenko, che ricordiamo è il rettore dell'Università di Mariupol. Professore, c'è qualche cosa che non la convince nell'argomentazione della dottoressa Pignatti? È fuori luogo parlare di pace, di tavoli negoziali, di invio di truppe dell'ONU in questa situazione? In realtà volevo aggiungere che personalmente credo che in questo momento stiamo tutti testimoniando la continuazione della terza guerra mondiale, che è già iniziata con tutta la disinformazione russa e tutta la propaganda russa. In questo momento quello che stiamo vedendo, quello che stiamo testimoniando, è semplicemente rivedere la stessa cosa in un'altra forma, in questo caso in una forma militare nel territorio ucraino. Sono anch'io un grande pacifista. La prima tesi che ho scritto per la mia prima laurea da studente di scienze politiche è stata proprio una tesi sul movimento pacifista. Ma quando ci si sta ritirando, rifugiando in un rifugio antiatomico con un bambino di 5 anni, con tuo figlio, e non puoi uscire da questo rifugio perché ci sono i bombardamenti sopra la tua testa, quando ci sono dei vicini di casa, perché erano vicini di casa, che sono venuti lì per distruggere delle città che sono città di lingua russa, sono venuti per liberare Mariupol e per portare avanti questa cosiddetta operazione di denazificazione, ma come lo fanno? Distruggendo tutta la comunità russofona, delle città russofone. Non lo so, è molto davvero difficile rimanere pacifisti e tenere le proprie ideologie pacifiste, quando non si sa neanche se riusciremo a mangiare la mattina dopo, quando c'è una mamma con un bambino che non si sa cosa fare per tenerlo calmo, quando si sentono gli aerei che passano sopra e bombardano. Durante la prima settimana siamo stati tagliati fuori da tutto, non avevamo connessione, non c'era acqua, non c'era assolutamente cibo, era una città sotto assedio. Non so cosa dire, sinceramente. Io vorrei che i russi venissero puniti per questo. Sì, possiamo aspettare sicuramente che arrivino delle decisioni diplomatiche, ma in questo momento l'Ucraina sta resistendo per tutto il mondo, per la democrazia, per il mondo democratico. Ci servono armi per difenderci. Non vogliamo attaccare la Russia, non vogliamo attaccare Mosca, vogliamo difendere la nostra terra, i nostri bambini. Tutto qua, nient'altro. Dottoressa Pignatti. E voglio che mio figlio possa essere al sicuro con tutta la mia famiglia. Questo voglio. Vi racconto solo una storia di come io sono fuggito da Mariupol in mezzo ai campi minati. Mentre correvo in mezzo ai corpi per strada, ovunque, c'erano più di 30.000 uccisi a Mariupol. Nel centro di Mariupol nel XXI secolo, 21.000 persone morte.